Buongiorno e bentrovati nuovamente sulla pagina di Affinity Dog. Oggi vi vogliamo parlare di un gioco che tutti facciamo, che è il gioco del tira e molla, e vi vogliamo parlare di come si fa e a che cosa serve. Il gioco del tira e molla si può fare con diversi oggetti, dalla classica treccia che si trova in commercio, da un pile vecchio riutilizzandolo facendo la treccia, oppure da un semplice salamotto. L'importante è che il materiale di tutti questi oggetti sia morbido affinché favorisca l'affondo dei denti senza che il cane si tira e molla. È un gioco ma anche un esercizio fondamentale da sviluppare all'interno dei programmi di educazione di base. Esso permette lo sviluppo di una competenza fondamentale per la crescita del cane, che è gli autocontrolli. Gli autocontrolli servono a far capire al cane quando iniziare e quando finire una determinata azione. Gli autocontrolli si possono sviluppare mediante un segnale, in questo caso è il lascia, e con il tempo il cane impara anche l'autonomia a discernere quando fare o non fare una determinata azione. Io e Dago, il mio border collie di 11 anni, vi faremo vedere una sessione del gioco del tira e molla. Vi faremo vedere che cosa siamo riusciti a creare, l'armonia che siamo riusciti a creare in questi 11 anni di vita, grazie al gioco del tira e molla. Avete potuto vedere nella sessione che abbiamo eseguito io e Dago poco fa, avete visto come Dago non è mai esagerato nel giocare col tira e molla, nonostante si diverta e si gasi parecchio. Grazie a ciò e grazie al segnale di lascia che io do all'interno della sessione, Dago sa quando finire e anche quando ricominciare il gioco. Vi ringraziamo per averci seguito in questo nuovo video, seguiteci sul nostro sito www.affinitydog.it, sulla nostra pagina Facebook affinitydog.educazione cinofila, sul nostro profilo Instagram Marzio Sala, e se volete ulteriori informazioni sulle nostre attività scriveteci una mail alla casella di posta info@affinitydog.it.